Arte 24. Divagazioni settimanali sull'arte a cura di Tonino Casula. La prima cosa che viene in mente, che salta alla vista osservando le opere di Maria Lai, è l'uso di materiali, diciamo così, femminili. La stoffa, i fili, il pane e anche i soggetti utilizzati, che sono bambini, ecco, fanno pensare a qualcosa che le donne da secoli, da sempre, hanno utilizzato. Si potrebbe pensare che questo sia un fatto naturale, un fatto regolare, che le donne dipingano così. Ecco, tu cosa ne pensi, Maria? Sì, penso che siccome il mio lavoro parte come un gioco, in realtà io ho sempre giocato fin da bambina con questi materiali. Il pane l'ho visto fare e ho sempre partecipato. Le prime forme, le prime sculture le ho fatte di pane. Quindi il fatto che siano ritornati oggi è un fatto estremamente spontaneo per me. Diciamo anche nostalgico in, sì. in qualche modo. Sì. Ecco, il fatto che questi materiali non siano nobili, che non siano destinati all'eternità come il marmo, per esempio, sì. il bronzo, eccetera, ti sì. preoccupa oppure no, fa parte del tuo tutt'altro. Messaggio? Non solo non mi preoccupa, ma vedo nel marmo qualcosa che ricorda la morte, freddo, mentre il pane è un simbolo di vita. Il pane già di per sé, un pane, anche con una qualsiasi forma, è scioccante, è qualcosa che comunica vita. Sì, ma tu dici il marmo è morto, eccetera. Le cose che tu racconti nella tua mostra, molto allegre per la verità, non sono, parlano, mi pare, anch'esse in qualche modo di morte. Ecco, com'è che ti pare che col pane, cioè sì. cosa succede? Una morte... Beh, intanto nella storia del pane proprio viene fuori il fatto che i primi pani sacri sono stati fatti per i morti. Quindi il senso della vita è sempre legato al senso della morte. Vita e morte c'è nel pane. Ma è una cosa immediata, no? Non proiettata nei secoli. Cioè è una cosa che continuamente si ripete, è morte e resurrezione, continua. Il pane è il cibo di tutti gli uomini che hanno campato sulla terra da millenni. Quindi è una cosa che non è mai morta. Quindi c'è il senso della morte e della vita insieme. E d'altra parte non concepisco la morte senza la vita e viceversa. Sì, naturale. Senti, questi fetini che sono sempre presenti, questi bambini a volte già nati, a volte da nascere, ecco, com'è che ti è venuto in mente di utilizzarli come motivo costante, che si ripete sempre? Non mi è venuto in mente, mi è nato da una mia emozione, nel vedere dei bambini appena nati, che davano addirittura un senso di ribrezzo, erano estremamente scomodi perché ci sarebbe stato da buttare dalla finestra per i loro urli, eccetera. E mi chiedevo come fanno ad essere tanto amati. Quindi hanno una carica vitale scioccante, è l'oggetto che più ci dà un senso di miracolo, di morte e resurrezione insieme. Insomma, noi possiamo pensare che la natura muoia, che tutto venga inquinato, ma il bambino è l'unica forza vitale che sembra impossibile uccidere. Ho capito. Senti, l'uso poi di questi materiali, che sono per esempio queste stagnole, che hanno, sì. che comportano una difficoltà di inserimento linguistico, diciamo, sì. sono abbastanza difficile mettere assieme, per esempio, come vedo là, sì. una fotografia. E questa stagnola che determina con una, sì. Un segno così netto, direi a volte anche respingente. Sì. Ecco, sì. È proprio il bisogno di un elemento contraddittorio. Ecco, dal punto di vista linguistico. Sì, sì, sì. È proprio il bisogno di creare una contraddizione, perché praticamente il pane è antico, la plastica è moderna. Mm-hmm. Il pane è così opaco, caldo, mangiabile, la plastica è respingente, e con queste luci che porta dà un senso di spazi cosmici. Ecco, è una sorta di contraddizione che poi voi vuoi riferire anche all'esterno, diciamo. Certo, sì. Ecco, secondo te, allora, visto la presenza di questi bambini, questi fetini, sì. di questi materiali contraddittori, significano per te contraddizione anche nella società? Sì, senz'altro.
Ecco, sul piano, Sì. diciamo, dell'impostazione C'è questo politica. bambino che finora nasceva e veniva subito immerso nei pizzi, nei lini. Ora viene buttato nel cosmo, è il senso cosmico di una nuova dimensione in cui l'uomo si sta entrando. Ecco, una dimensione che ti spaventa, che accetti, che subisci, ecco, come la metti? Questa è, diciamo, una risposta Sì, di tipo politico. è una dimensione che è agghiacciante, terrorizzante, nello stesso tempo è un'avventura affascinante. Tu pensi di dare delle, in qualche modo delle proposte a chi ti conosce attraverso le tue opere, oppure ti limiti a denunciare una cosa? Ecco, tu Io dici che. propongo dialoghi sulla nuova dimensione verso cui l'uomo va. Ecco, tu personalmente cosa ne pensi? Per esempio, la presenza di questi effettini a qualcuno ha fatto venire in mente il problema dell'aborto. Tu dicevi che non c'entra. Ecco, No, per personalmente cosa me pensi delle opere di Maria Lai come spunto per la lettura del mondo, diciamo? Cioè, tu personalmente come interpreti le tue cose, lasciando agli altri naturalmente la possibilità di sì. interpretarsele anche in maniera opposta? Sì, è difficile dirlo perché io ho fatto questi lavori li faccio solo dai primi del 77, non li ho ancora interpretati. Li ho fatti e ne sono così sbalordita, anche un po' terrorizzata. E direi che tutto ciò che è mia interpretazione finora l'ho appreso nelle mostre precedenti che ho fatto a questa, cioè nel dialogo con un pubblico. Il significato viene fuori nelle mostre. È come se la mostra fosse un utero in cui la mostra cresce e prende significato. Quindi a me non chiede, non, tutto chiedete, ma non il significato. Beh, Perché se non non lo. riesco, io dovrei solo ripetere ciò che ho sentito dire. No, vabbè, naturalmente non è che ti si chieda la verità, perché Sì, non la possiedi tu sì, come non la possiede sì, sì. nessuno. Diciamo che tu puoi Ecco, a essere una chi mi dice spettatrice questa come mostra è drammatica e senza speranza, io credo di poter dire che non è possibile. Perché io vedo il mondo, il dramma nel mondo, ma non sono una donna senza speranza. Questo questo è il tuo modo di lettura. è il mio modo di essere. E spero che questi bambini siano un augurio di vita nuova. Sì, torniamo un po' a questo uso dei materiali. Abbiamo già detto che il fatto che siano effimeri, che durino poco, non è una cosa che No, a ti me preoccupa interessa molto. che creino un'emozione. Poi quanto duri questa emozione non è importanza, perché l'emozione ne porta altre cose, altri discorsi. L'importante è provocare qualcosa di vitale. Ecco, in qualche modo tu ti situi all'interno dei concettuali, cioè quelli che non definiscono completamente la propria opera, a volte Sì. la indicano con appunti e basta addirittura. E Sì. ti faccio questa domanda, visto l'uso che fai di questi materiali, poi sarà opportuno entrare un po' meglio nel Sì. merito anche delle varie esperienze, perché qui se ne vedono diverse. Ecco, questa connotazione di concettuale ti calza secondo te o no? In un certo senso sì, ma non completamente. Perché io tendo veramente a creare emozioni a chiunque. Sì, vabbè, questo è un problema che può riguardare tutti gli artisti, persino anche quelli appunto concettuali che fanno due segnetti. Sì. Anche questi segnetti sarebbero lo stimolo per Sì. creare anche emozioni, oltre che evidentemente dei pensieri, dei concetti, diciamo, no? Ecco, ma io ti volevo fare questa domanda proprio in funzione dei materiali che utilizzi, della loro presenza effimera, della loro presenza non durevole, come sono tutti quelli dell'arte povera in generale, ma tutti i concettuali in sé, ti presentano un foglietto, una No. fotocopia, Tu insomma, vuoi non è che. sapere se io mi sento inserita nei concettuali? Sì. È un giudizio che lascio agli altri perché non me ne sono mai io preoccupata. Cioè Non so le. fino a che punto, ecco, perché mi sento sempre pronta a nuove esperienze, quindi non posso essere incasellata. Dentro di me non mi sento incasellata.
Beh, diciamo allora in maniera più precisa, hai dei modelli, hai dei riferimenti, non so, personalmente io amo molto Vasarely, amo meno Picasso, mettiamo, Sì, no? sì, Ecco, ci sarà anche per te. sì. Il primo artista che mi ha invitato a questi giochi, a questa libertà, è stato Pino Pascali, poi Manzoni. Ecco, direi che i miei modelli sono questi. Ecco, quindi sono dei Sì, concettuali, sì, tutto sommato, quindi non ce l'avevamo sbagliati. sì. Sì. Sigaretta. Vediamo un po' queste altre, ci sono due o tre presenze un po' fuori, diciamo, dal tema di cui ci stiamo occupando adesso, sono questi spazi, ce n'è uno qui dietro, uno lì, dove utilizzi la stoffa e basta, e la utilizzi proprio per delimitare degli spazi. Ecco, vuoi un po' dirci com'è che c'è questa presenza, diciamo, antica vuol dire avanguardia storica ancora, no? Di delimitazione di spazi che però era stata sempre operata con materiali tradizionali, con colori, con pigmenti, eccetera. Tu utilizzi invece questa stoffa che però pare abbia la stessa funzione. Intanto la stoffa per me è un elemento tattile molto importante. Io sento le differenze delle grane, delle stoffe, i vellutti, le tele, le sete. E allora mettere insieme, proprio creare un'emozione nel mettere insieme tutte queste tattilità diverse. E poi direi che gli spazi che cerco non sono tanto in una superficie, quanto al di là di questa superficie. Cioè cerco sempre spazi cosmici, cerco cieli. Spazi lontanissimi, però così tattili. Ecco, com'è però che allontani lo spettatore con una lastra di plexiglass? Non glielo fai toccare, insomma. Sì, questo è, capisco che è un limite, è un fatto pratico, perché ci sono due motivi veramente. Toccare le stoffe indubbiamente sarebbe importante, però già guardarle ci sono delle tattilità nello sguardo. Per cui già guardarle è come toccarle, perché sono chiaramente visibili le differenze tra le diverse grane delle stoffe. Il plexiglass, che è un mio tentativo, mi ha dato l'illusione, non so se ci sono riuscita, di creare come uno specchio in cui anche lo spettatore si rifletta. E quindi ho raggiunto meglio quella possibilità di sprofondare lo spazio. Non so se sono riuscita a far questo. Ecco, a Comunque, te interessa, scusa, dimmi, dimmi. sì, io sono partita da questa idea, insomma, quando ho messo il plexiglass. Comunque, mi pare di capire che a te interessa che la stoffa resti stoffa. Ecco, Sì, quindi non è senz'altro. che la utilizzi come dicevo all'inizio, nella maniera tradizionale, come si usavano i colori per No, 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 definire degli no, la spazi. stoffa deve essere questa stoffa, no, non è un fatto pittorico così, è come se fosse scultura, insomma. Capito. Sentiamo, vediamo un po' questi altri, quei cuori per esempio, che Sì. sembrano puntaspilli, hanno un che di stregonesco in qualche modo, no? Sì. Così fattucchiera. Ecco, raccontaci un po' Sono questa. i ricordi della mia infanzia, io ho sempre visto gli scapolari. Questi oggetti che venivano guardati con estremo rispetto e paura, che creavano, erano stupidaggini, eppure dovevano creare emozioni. Ci dicevano sono questo, hanno questo significato. Per te, dunque, tu ripeti molto spesso questo termine, le emozioni, Sì. e probabilmente il termine si riempie di significati ulteriori. L'emozione è un fatto iniziale, diciamo, no? Sì. Ecco, tu ci tieni che chi ti guarda, chi guarda le tue Sì. opere, dalle emozioni passi anche a un modo di razionalizzazione delle cose che proponi. Penso di sì. Ecco, gli strumenti di cui ti servi perché non si fermino Sì, all'emozione, ma certo. vadano Sì. oltre. Prima di tutto creare emozioni, quindi creare delle spinte per comunicazioni. Mi trema la mano in maniera indecente, non riesco a capire perché. Ecco, questo secondo passo, questo fatto Sì. razionalizzabile, tu lo suggerisci in qualche modo o no? O non ti interessa? Voglio dire questo,
Il fatto emotivo è il primo Il impatto. primo Io impatto che è più difficile, poi. sento un grande rumore Sì. e mi sento emotivamente scosso Sì, perché sì, sì, sì. poi in un secondo tempo mi domando cosa sia questo E come rumore. capita tante volte, andare a vedere mostre di colleghi che lavorano oggi e che mi danno delle cose estremamente interessanti, ma non a primo acchito. A primo acchito io potrei anche trascurarle, devo fermarmi lì e con la volontà impormi di guardarle meglio e di leggerle. Allora cosa succede? Che chi è veramente interessato si ferma, ma l'uomo della strada parte, non si ferma, non gli interessa. Se non lo emoziona subito, non gli interessa. Allora io vorrei creare subito l'emozione, che sia positiva o negativa. Ecco, Sì, l'emozione è mi indefinita. Ecco, interessa, ecco. la seconda fase invece come la prevedi, almeno dalla progettazione delle tue cose? Naturalmente penso sempre che lo spettatore non deve essere mai uno solo, sia un gruppo. Che commenti e in qualche maniera si arrivi poi a parlare della vita, non delle opere. Cioè lo vedi le tue cose come spunti per... Per capire la vita. Sì. Allora, vediamo un po' di parlare del linguaggio. Ritorniamo un po' all'uso di questi elementi che luccicano, all'uso della fotografia, al Sì. fotomontaggio, all'uso della scultura, del legno, queste ripartizioni qua. Per te cosa significano? Non ti chiedo naturalmente una definizione, nel senso di rappresenta questo, che Sì. sarebbe una ridurre Dunque, a adesso cerco poco. di capire meglio la domanda. Tu vuoi sapere perché io uso tanti materiali? Ecco, com'è che li usi? Qual è il criterio? Ah, ecco. Sì, io li avvicino e secondo le emozioni che mi danno li metto insieme. Cioè, anche tu ti muovi Sì, a anch'io livello mi muovo a emotivo. livello emotivo, sì. Questo lo Certe credo fotografie messe poco. insieme mi danno emozioni. È come delle scoperte che io faccio. No, mi pare, ecco, vediamo un pochino, sicuramente in te gioca una cultura, giocano delle esperienze fatte, Sì. delle cose viste, evidente, no? Non so, per esempio, questo quadro che abbiamo in alto a destra ha una ripartizione in diagonale quasi, o comunque non verticale, da una parte c'è il fettino, la cosa lucente, e Sì. poi uno spazio Sì. Sì, rosso. queste linee diagonali ricorrono sempre nei miei lavori ed è un po' la linea che è proiettata in uno spazio in prospettiva. Perché io cerco sempre non tanto gli spazi frontali, quanto Tridimensionale. quelli prospettici, quelli che portano lontanissimi, che indicano come linee direzionali verso spazi lontanissimi. Ecco, questa è una dimensione linguistica. Sì. Vuoi che sia anche una sorta di messaggio, diciamo? Penso di sì. Penso di sì. Ecco, questa cosa scaturisce, secondo te, da una questione di tipo letterario, Sì. cioè tu progetti un oggetto dove la composizione suggerisce spazi tridimensionali e da questo parti a concepire l'universo, Sì. parlavi di spazio cosmico, Sì. eccetera. C'è una componente di tipo letteraria qui oppure ti affidi per esempio solo alla percezione, al fatto che gli occhi vedano così e quindi automaticamente rimandino anche a questa Penso che sia la dimensione? percezione. Ecco, Perché però... l'ho scoperto, non l'ho voluto. Sono io che poi ho letto nei miei lavori che queste linee direzionali avevano praticamente questo senso. Quindi l'ho scoperto dopo. Ecco, quindi hai Sì, razionalizzato ho e in qualche razionalizzato, modo sì. hai Anzi, io mollato. parto sempre da questa pagina bianca o da questo rettangolo o quadrato, no? E cerco sempre di organizzare questo spazio, ma questo spazio mi sfugge sempre all'infinito. Questo mi viene spontaneo.